Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Classica, ma non troppo. Continuiamo il nostro viaggio attraverso la sonata barocca. In questo caso lo facciamo con Antonio Vivaldi parlando della sua sonata quarta, opera 2, per violino e basso continuo. Questa inizia con un andante molto dolce e anche molto cantabile e sentito, e poi invece gli altri tre movimenti prendono il nome dalle danze delle suite, come vi avevo spiegato, spesso succedeva nelle appunto sonate, soprattutto quelle da camera. E infatti è proprio sul secondo movimento dove oggi mi vorrei concentrare maggiormente, ossia l'allemanda, che però è un allegro, diciamo un'allemanda un po' anomala, che di solito l'allemanda ha un tempo, diciamo, un pochino più, un carattere più austero. Invece questo è un allegro che vi voglio far ascoltare. Come tutte le suite di cui abbiamo già parlato, come tutte diciamo, le danze tipiche delle suite, essa è monotematica e bipartita. Ogni parte è ritornellata, appunto, seguendo le regole canoniche della tradizione. Come avrete notato, questa è, diciamo, costituita da due frammenti tematici, uno quello con la nota da un quarto più l'ottavo puntato e il sedicesimo, quello. E poi invece una parte dedicata alle quartine di sedicesimi, e poi tutto il brano è una, diciamo, elaborazione di questi due frammenti tematici, ed è abbastanza interessante, anche abbastanza complicata dal punto di vista esecutivo. Per oggi abbiamo finito, vi do appuntamento alla prossima settimana dove parleremo dei successivi due movimenti di questa bellissima sonata. Grazie e buona serata.